Su quale autostrada abbiamo fermato una delle leggende della canzone italiana? Ce lo dirà lui. Ciao Vittorio De Scalzi. Ciao, buongiorno. L'autostrada è quella che mi porta a Sanremo, da Genova verso Sanremo. Lo vedi? Allora, New Trolls, parliamo di una grande band, naturalmente. Ieri sera eravate con Bacalov. Ieri sera concerto grosso numero 1 e 2 con il maestro Bacalov. Ragazzi, allora, quando siete al sud, il tutto esaurito, naturalmente, eravate veramente pieni, ma poi ci sono anche le foto, voglio dire, yeah. Grande concerto, super grosso, veramente. Vittorio, dimmi. Allora, non ho potuto vedere il Festival di Sanremo, però me lo sono perso. Vabbè, però, l'avrai registrato, quindi farai un'idea di quello. Assolutamente, infatti non vedo l'ora di arrivare, fra l'altro sto andando proprio là. Esatto, ne abbiamo degli inviati. Ieri sera c'erano gli stadi, Enrico Ruggeri, Lorenzo Fragola, ovviamente molti dettagli. Senti, quanto è cambiata la musica da quando tu facevi? Tu hai fatto un paio di festival, mi pare, no? Ne ho fatto 7. Ecco appunto, 7. Mi perdonerà Claude Cutrone, mio amico. Lo abbiamo per una volta scavalcato, ma non vedevamo l'ora. Dovevamo sentire da te che cosa ovviamente pensavi. Ne ho fatto anche uno come autore. È l'unico che è andato bene, Cioè è vero. Ho scritto una canzone per Drupi, te lo ricordi Drupi? Sì, Drupi, bella bellissima. Siamo arrivati terzi, lì. Ecco, qual era la canzone di Drupi? Chiamava Soli. Soli! Esatto, bellissimo. Come si fa a non cantare, ragazzi? Allora, grande storia veramente. Allora, Bacalov Taranto, adesso vai a Sanremo naturalmente. Se sarai lì, prossimamente che cosa farai? Nel senso, in che senso? Serate, state organizzando un disco nuovo. Sì, tantissimi progetti, perché non bisogna mai fermarsi, e sto pensando a un nuovo concerto grosso. Certo, e naturalmente, ma magari lo facessi a Canapoli. Chi lo sa, non è detto, prima però devo prepararlo. È normale, questo mi sembra giusto. Certo. Senti, della polemica fatta con Elton John? Ma cosa ti devo dire? Mi aspettavo, io non lo so, me l'hanno detto, mi hanno riferito, sì. In fondo lui non ha parlato, infatti. Quando era in diretta ha solo cantato, però ha anche detto una piccola frase, ha detto: se devo guardarmi indietro, su imbeccata naturalmente del presentatore, se devo guardarmi indietro e vedo che cosa davanti, non avrei mai pensato un giorno di essere padre. Vedi, allora tant'è, qualcosa l'ha detto, però è venuto a rappresentare una categoria, insomma. Certo. Ha fatto bene, cosa devo dirti? Senti, niente, noi ovviamente speriamo di averti prestissimo, anche perché tu vedrai le altre serate di Sanremo, perché stai andando proprio lì. Certo. E speriamo che presto di poter sentire qualche canzone nuova, perché ti abbiamo vista a Caserta l'anno scorso. Sì, ma io sto scrivendo come un forsennato, sto scrivendo canzoni nuove, una più bella dell'altra. Carta bianca con Ciro Tumolillo.